Mentre la Chiesa nella Domenica del Buon Pastore si stringe in preghiera per la 54esima giornata mondiale delle vocazioni, nella Basilica di San Pietro, durante la celebrazione presieduta dal Papa, risuona forte il sì di 10 nuovi sacerdoti. Tra loro 7 sono italiani, 6 della diocesi di Roma, il più giovane invece arriva da Bologna e ha 26 anni. Ma a pronunciare l'eccomi davanti a Dio e ricevere l'unzione ci sono anche un ragazzo peruviano, un messicano, uno proveniente dall'Azerbaigian. La maggior parte si è formata al Pontificio Seminario Romano Maggiore, altri al Redemptoris Mater e nei seminari locali. Dal Papa arriva l'abbraccio e la gioia di un padre, non mancano però consigli e raccomandazioni per essere degni pastori del popolo di Dio, partecipi della missione di Cristo. Dispensate a tutti quella parola di Dio che voi stessi avete ricevuto con gioia da bambini. Leggete e meditate assiduamente la parola del Signore. Non fate omelie troppo intellettuali e elaborate. Parlate sempre, parlate ai cuori. E questa predica sarà vero nutrimento. E anche sia gioia e sostegno ai fedeli il profumo della vostra vita, perché la parola senza l'esempio di vita non serve. Meglio tornare indietro. La doppia vita è una malattia brutta nella Chiesa. Riconoscete ciò che fate, imitate ciò che celebrate, ripete Francesco, che di nuovo suggerisce la misericordia come strada per avvicinare a Dio il cuore dei lontani, evitando di caricare sulle spalle dei fedeli pesi che non possono sopportare. Perdonare sempre come faceva Gesù, senza essere ipocriti come invece i dottori della legge, ma anche toccare la carne di Cristo sofferente negli ammalati, perché questo santifica e avvicina al Padre. Dunque concretezza e pratica del Vangelo, non soltanto teoria. Un presbitero che ha studiato forse tanta teologia e ha fatto una, due, tre lauree, ma non ha imparato a portare la croce di Cristo, non serve. Sarà un buon accademico, un buon professore, ma non un sacerdote. Con la gioia del servizio di Cristo, anche in mezzo delle sofferenze, delle incomprensioni, dei propri peccati. Per favore, non siate signori, non siate chierici di Stato, ma pastori del popolo di Dio. Scelti da Dio non per fare carriera, ma per servire sull'esempio del buon pastore. Su questo Francesco si sofferma ancora al Regina Coeli, parlando al mondo dalla finestra del Palazzo Apostolico, da cui appaiono con grande sorpresa e gioia dei fedeli 4 dei nuovi sacerdoti della diocesi di Roma. Il pontefice li invita a dare con lui la benedizione e poi rinnova la preghiera per le vocazioni. La Madonna anche sostenga con il suo aiuto quanti sono da lui chiamati, affinché siano pronti e generosi nel seguire la sua voce.